Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi tu, sei nuovo? Bene, iscriviti al canale, attiva la campanellina e goditi i video. Finalmente un nuovo video sul mio canale. Innanzitutto volevo scusarmi per l'assenza, però non avevo idee per il video e quindi quando non ho idee preferisco non portarmeli anziché portare delle cose noiosissime e inutili. Comunque sì, non sono solita fare questo tipo di video, ma quando ho qualcosa di tecnologico di cui parlarvi, come è stato per esempio per l'unboxing del mio Xiaomi Mi Band 3, di cui presto tra l'altro dovrà arrivare una recensione, ho deciso che appunto porterò dei video recensione o dei video comunque in cui vi parlo delle mie prime impressioni su un determinato prodotto. E quindi quest'oggi ho deciso di presentarvi un accessorio che secondo me è molto carino, anche però abbastanza inutile, però secondo me è davvero molto carino, quindi già quello è la cosa importante e tra l'altro funziona anche davvero molto molto bene. Stiamo parlando di questa, che è una lampadina smart che però riproduce anche la musica, quindi anche una cassa Bluetooth. Ed è davvero un prodotto molto interessante perché appunto fa la funzione di una normale lampadina se collegata a una lampada o comunque a una presa dove appunto vanno le lampadine, ed è anche uno speaker Bluetooth. Infatti basterà collegare questa come una semplicissima lampadina, in assoluto devi fare anche l'unboxing e tra poco lo facciamo. Una volta collegato basta collegarla con Bluetooth al telefono, aprire l'app e dall'app controllare la luminosità della lampadina e poi riprodurre la musica da Spotify o da altre applicazioni. Quindi direi di non perderci ancora in chiacchiere, andiamo a fare l'unboxing di questa lampadina molto molto carina e andiamo subito anche a testarla. Ed eccoci qua. Allora, questa è la confezione della lampadina che si chiama Sengled Pulse Solo. E qua vabbè ci sono tutte le varie spiegazioni che a noi in realtà non interessano, se volete fermate. Qua non è una recensione tecnica, è solamente farvi vedere un prodotto che ho trovato davvero molto carino. Ok, andiamo ad unboxare, troveremo la lampadina all'interno che è questa qui. È bella pesante, però appunto è giusto per quello che fa. Come vedete qui c'è la parte della luce insomma e di qua invece gli speaker tutto intorno. E come vedete c'è anche il simbolo del Bluetooth. Bene, direi di lasciarla qua. All'interno della confezione tra l'altro troveremo anche manuali di istruzioni che ci spiegheranno appunto come funziona, ma noi già lo sappiamo quindi li rilasciamo qua. Bene, finito l'unboxing direi di provarla, quindi spostiamoci subito verso una presa di corrente. Ok ragazzi, ho usufruito della lampada qui in cucina per metterci la lampadina che come vedete è stata piazzata. Quindi adesso passiamo subito ai test. Mi scuso se non ve lo faccio vedere live tra virgolette, ma faccio questa clip appunto spezzata, quindi farò vedere lo schermo che apparirà sopra impressione e poi vi spiegherò il tutto come funziona. Purtroppo come sapete ho solo il mio smartphone per registrare e dato che devo usare lo smartphone per collegare l'app non posso anche registrare allo stesso momento, quindi farò le clip separate, però cercherò di farvi capire comunque il più possibile. Ed eccola qua. Questa è accesa, fa una luce di colore giallo, quindi per me non è troppo buona perché io adoro le luci di colore bianco e infatti non la utilizzo questa. Comunque sia, tra poco vi farò sentire la qualità audio di questa cosa perché è davvero spettacolare e l'unica cosa è che non ho capito per quale ignoto motivo non mi si connetta all'app, quindi non posso farvi vedere come si regola la differente luminosità, però in realtà non è troppo un problema perché potete... dall'app appunto potrete anche spegnerla, però lasciarla comunque in corrente, quindi accesa, e riprodurci solamente la musica come se fosse una vera e propria cassa. Ok ragazzi, questa clip la faccio al telefono di mia sorella, quindi se non è di qualità eccellente ovviamente sapete perché, ma mi scuso, è l'unico modo che ho per farla, quindi rip insomma. Ok, sono su Spotify, come vedete ho preso una playlist a caso, finalmente weekend, e adesso vi farò sentire come è forte questa cassa. Quindi mettiamo il volume al massimo, come vedete, ok, perfetto, e adesso vediamo la potenza. Direi di far partire la canzone e... Ti osservo da un po', lo so se ti ho già vista per la strada dentro Rolling Stone. Non so che cosa ho, ma so che si può andare a fondo di me dentro un altro shot. Ok, vedete questo? Direi che soppiamo, avete sentito anche voi la potenza di questa cassa che non è stata concepita per essere appunto una cassa ma era una lampadina smart. Non so se si possa collegare ad Alexa ma ne dubito, anche perché non credo sia così nuova, ce l'ho tipo da un annetto o qualcosa e adesso mi sono ricordata della sua esistenza perché non la uso mai, quindi boh, comunque sia... Sembra abbastanza interessante, magari proverò ad utilizzarla di più e vedrò se si può connettere ad Alexa magari, anche se io non ho Alexa quindi boh.
E niente ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video. Io spero che vi sia piaciuto, quindi se vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi al canale e lasciare un mi piace. Se volete altre recensioni di oggetti tech, beh, fatemelo sapere perché sarò ben che felice di portarvela. Tra l'altro aspettatevi presto la recensione del mio Xiaomi e appena possibile mi comprerò una fotocamera e finiremo di fare video con smartphone a caso. Bella!